Lucarelli. Ciao a tutti, difficilmente parlo di Selvaggia, della sua immensità e grazia giornalistica. E signora Lucarelli, difficilmente parlo di lei perché sinceramente non è, poco mi interessa quello che dice, no? Però in questo caso, dato che l'argomento è proprio attualissimo, perché si parla di Giorgia Meloni, di Giambruno, questa separazione, no? Sono curioso di vedere i vari pareri e tutto. E la Lucarelli, come sempre, ha stupito tutti. È uscita con una sua perla incredibile di saggezza, degna del giornalismo più elevato italiano. Quindi attendo che siate collegati per far vedere cosa ha detto la signora e Sua Eminenza Selvaggia e principessa del giornalismo italiano, Selvaggia Lucarelli. Attendo, ciao Fabrizio, bella gamba, ciao Pina. Vi vedo collegati in pochi, quindi vorrei una condivisione per farvi vedere cosa ha detto, eh. Vi farò vedere un pezzettino del video per diritto di cronaca, piccolino, no? Senza violare nessun diritto, cioè il diritto è far vedere pochi istanti come da regolamento. Vi farò vedere cosa dice, no? E, cara Selvaggia, so che noi del Paragone, noi di Dillinger News, dan fastidio a tutte queste testate, alla signora Lucarelli, ciao a tutti, siete collegati? Allora vi chiederei prima cosa condivisione, poi vorrei un parere subito al volo: quanto bene volete da 1 a 10 a Selvaggia Lucarelli? Io 10. Io amo Selvaggia Lucarelli a livello giornalistico, per me è la numero 1, è la numero 1. Poi Selvaggia, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Di Selvaggia, siete pronti? Collegati, buon pomeriggio a tutti, sentiamo le sue perle. Andiamo con la perla direttamente. Mettiamo il sito, eccoci qua. Sentite quello che ha detto Selvaggia in questa piccola intervistina a 8:30. Guarda, ascoltate tutti insieme, vai. Patria e famiglia. Verrebbe da dire che mal gliene incolse, perché intanto la famiglia tradizionale non ce l'ha mai avuta, tant'è che con Gianbruno non si sono mai sposati. Ma lo potrà utilizzare ancora questo slogan? Beh, non aveva una famiglia tradizionale, ma una parvenza, diciamo così. Non c'era il matrimonio a sancire definitivamente la tradizione, ma comunque era una relazione duratura con una figlia, eccetera. La questione in realtà ora si fa politica perché Caracciolo diceva che non intaccherà, diciamo, il consenso tutto quello che è successo. O anche il È dissenso. vero, o il dissenso, ma la questione si fa politica perché per Giorgia Meloni sarà sempre più difficile tenere insieme le due cose, cioè la propaganda che naturalmente attinge la famiglia dalla favoletta della famiglia tradizionale, e cioè si prenota già a secchi, appena sente che si parla, si dice qualcosa su Giorgia Meloni, si prenota. E Eccetto qui sembra per diventato questo. il portavoce di Gianbruno No, improvvisamente. Dai. guarda, mi dispiace. E tenere insieme Però è il stato della tutto con Meloni, lo cioè so, 6 mesi. appunto, dicevo, Dici che probabilmente c'è stato adesso. uno slittamento. Ed è difficile tenerlo in piedi con quella che, vista quella che oggi è la sua situazione familiare, che fa acqua da tutte le parti. Io mi auguro che quello che è accaduto, devo dire che non ci credo, ma mi auguro che quello che è accaduto la faccia riflettere proprio sul concetto di famiglia, Posso? cioè abbia capito finalmente che la famiglia non è un ente divino, perfetto e intoccabile, ma è composta da esseri umani e quindi come tali imperfetti, pieni di mancanze, di debolezze, eccetera, e Come può tutti succedere quello che è noi successo. Mi verifichiamo auguro che tutti i giorni. lo capisca. Ti do Ho una provocazione in più, i miei Mario. dubbi. Il tweet Dai, più bello di questa mattina che io ho letto era "Piovono pesche". Sì, Ci siamo capiti, ci siamo piovono capiti. pesche. Riferimento Allora, posso a rispondere su io l'ho trovato questo? una No, sintesi piuttosto io. Allora, efficace di quello che è accaduto sul molto piano rapidamente, sociale. cioè quando si parla. Devo dire, amici, che devo dire, amici, togliamo la pubblicità. Devo dire, amici, che il livello di questa argomentazione, questa esposizione, è un livello veramente elevato di giornalismo. Io penso di non aver mai visto in vita mia, amici, un giornalismo così elevato. Quindi un applauso a la Lucarelli che ha espresso dei concetti incredibili. Attenzione, cioè lei è il nuovo, io fossi in lei riscriverei proprio il Vangelo, riscriverei direttamente Lucarelli. La invitiamo, noi non vedremo l'ora di scrivere il Vangelo della Lucarelli in tutte le edicole, in tutti i giornalai italiani, in tutte le librerie, e perché lo andremo tutti a comprare. E avete sentito cosa ha detto in sostanza? È veramente, deve scendere. Secondo me lei non ha capito che cammina come gli altri, si alza al mattino, va in bagno, fa tutto quello che deve fare, come gli altri, no? Lei è ancora convinta, secondo me è convinta proprio dentro di sé. La Lucarelli è bravissima, è la miglior giornalista, però secondo me è convinta quando dice queste cose di essere
sopra gli altri proprio, cioè questa è Lucarelli. Noi siamo qua, no? Noi siamo qua e lei è qua. Lei è elevata, è elevata. Detto questo, vi inviterei a esprimere un piccolo commentino, un piccolo parere, perché per l'ennesima volta la Lucarelli non ha perso la buona occasione, ha perso anzi la buona occasione per magari fare un silenzio riflessivo. E a volte, cara Lucarelli, un silenzio riflessivo è importante. Tu non sai chi sono io, giustamente, ma io non so chi sei tu, no, io so chi sei tu, perché vedo quello che pubblichi. Diciamo che difficilmente dico quello che fai, ma quando mi vai a toccare la famiglia, no, mi stai dicendo che in sostanza, cioè, mi vuoi smontare la famiglia. Vorrei ricordarti, cara Lucarelli, che tu, salvo prove contrarie, però dato l'età, che non sei giovanissima, sei intorno ai 50 anni se non di più, e penso che anche tu sia nata da una mamma ed un papà, no? Perché non c'erano queste cose strane degli uteri in affitto anni fa come adesso. Quindi, essendo nata da un papà e una mamma, sei nata da una famiglia. Tu stai sputtando nel piatto che ti ha creato, che ti ha dato da mangiare. Detto questo, la salutiamo la signora Lucarelli, e la salutiamo con la sua espressione divina. Questa è l'espressione divina della sua eminenza Selvaggio Lucarelli. Condividete, perché lei sa tutto. Ciao, buona giornata. Buona giornata. Vogliamo bene, un bacio a Lucarelli, che le vogliamo bene. Lucarelli, io ti benedico. Lucarelli, ti benediciamo. Ti auguriamo prosperità e grande giornalismo come solo tu sai fare. Ciao a tutti. Buona giornata.